Visual Tour 2017 e Genova fa parte di te, ovvero la promozione turistica ai tempi del social. Sì, la promozione turistica passa anche attraverso i social, anzi forse passa ormai quasi solo attraverso i social, che permettono di raggiungere milioni di persone a un costo ovviamente bassissimo. Abbiamo cercato di raccontare Genova attraverso l'occhio dei blogger, degli youtuber, degli instagrammers, che sono diciamo, i ragazzi che pubblicano tante foto su Instagram, che è il social di immagini più famoso al mondo. E attraverso il loro occhio, quindi non interessato, ma anzi di cittadini o turisti o visitatori, riescono a raccontare la nostra città a persone che magari vengono da paesi lontanissimi. Questo per noi è un grande orgoglio, che si possa raccontare Genova facilmente in modo digitale e trasparente a tutti, e cerchiamo di sostenerlo. Si tratta di cogliere i punti di vista della nostra città che tante volte non notiamo. È vero, perché effettivamente chi vive una città magari non guarda in alto, non vede gli angoli, non vede le sfumature, perché le dà un po' per scontate, ma è normale così, mentre chi viene da fuori spesso ha un occhio più curioso. Io stessa avevo appunto constatato questo, vedevo che i turisti per esempio in via 20 Settembre guardavano molto tantissimo i palazzi nelle loro altezze, diciamo considerando tutti i decori, ed è magari un qualcosa che noi non siamo più abituati a fare, invece sono proprio i turisti a insegnarci anche ad apprezzare la nostra città. La promozione turistica è legata a doppia mandata con il tessuto commerciale della città. Quali sono le prospettive? Oggi sì, si parla proprio di questa campagna, anche nella quale io vorrò coinvolgere il più possibile anche il tessuto commerciale, proprio perché Genova fa parte di te, ricordiamoci che è tutta Genova su ogni realtà, e quindi magari l'invito sarà anche come commercianti, sarà come cittadini nel fotografare anche proprio quel tessuto commerciale che fa proprio parte della nostra Genova. Questa sera ci sarà una premiazione. Sì, premieremo i soggetti che hanno partecipato a questa iniziativa, che hanno pubblicizzato Genova attraverso i loro canali senza chiedere niente in cambio, quindi ci sentiamo di ringraziarli così.